so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the Buongiorno Rinaldo. Sporco nerazzurro. Oggi quando ho letto l'intervista del vostro direttore, io veramente penso che non credo che si possa veramente credere a quelle parole. Cioè io tutto quello che viene detto poi viene smentito al momento in cui si parla soldi. Là si parla di Milan europeo, di un Milan che vuole vincere, di un Milan, e poi però al momento dice ma allora gli investimenti no, il valore non dipende dai soldi. Ciao Rinaldo, sono Fabio, ho sentito le dichiarazioni di Furlani. Teo Maignan si spera che restino, quindi quando tu speri non fai, perché sperare è un atteggiamento passivo. Buongiorno Rinaldo, Andrea da Varese. Su Furlani si può dire che ha detto tutto e non ha detto nulla, nel senso che comunque ha parlato sempre di bilancio, di conti, di vittorie, di ambizioni, eccetera eccetera. Ha fatto secondo me intendere che qualche pedina importante verrà ceduta. Buonasera Rinaldo, Marco dalla Scozia. Niente, volevo dire che sono molto 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 infastidito ultimamente di nuovo dalle vicende che ruotano attorno al Milan e soprattutto alle dichiarazioni del nostro grande presidente di essere, non so come vogliamo chiamare, Furlani, perché ogni volta che sembra esserci un barlume di speranza, qualcosa, non so, si era parlato recentemente di un possibile ingresso di arabi, non si sa in quale forma, ma insomma si vociferava qualcosa del genere, puntualmente arrivano queste dichiarazioni che ci riportano i piedi per terra e non solo, ci affossano pure, ci trascinano sotto terra. Ciao Rinaldo, Antonello da Bari. Su Furlani, a parte l'antipatia personale, ma come fa a non essere antipatico a un tifoso uno come Furlani? Dimentichiamoci l'antipatia, l'impresentabilità di un amministratore delegato del genere. Quindi l'arroganza e la poca umiltà. Lui ha capito già tutto sul calcio, sull'effettività, sull'effettivo valore dei calciatori. Devi avere i calciatori, se vuoi stare in questo mercato, costano, quelli buoni, quelli forti. Quindi ora lui lavorerà sul valore dei giocatori e stanno aspettando a lui e il Milan e i calciatori da recuperare in giro. Ciao Rinaldo, Carlo della Sardegna. Volevo dare la mia opinione sull'intervista che ha rilasciato ormai ieri Furlani sulla Gazzetta dello Sport. Per quanto mi riguarda è il manifesto dell'Eliot pensiero, ovvero con quell'intervista Eliot ha voluto ribadire dopo il polverone di marzo, se qualcuno se ne fosse dimenticato, chi detta la linea economica ancora oggi per la società AC Milan. Chiedo scusa per il vento in sottofondo, ma ho la fortuna di vivere in provincia di Cagliari. Buongiorno Rinaldo e buona Pasqua. Oh, 6 punti di vantaggio sui Gobbi. D'accordo, ci fu un brevissimo periodo in cui ero diventata un ultra bianconera. Buongiorno. Ma ho superato in fretta questa parentesi come feci con il Siviglia, che seguivo con passione ai tempi del riscatto di Suso vincolato alla qualificazione Champions degli Andalusi. Cosa vuoi, sono una donna crudele. Io le squadre che non sono il Milan le uso e poi le getto. Lei sa come si fa? Ah, volevo porvi una domanda sul giocatore che ha tratto partita in corsa, che è Yunus Musa, giocatore che non ha mai incontrato la tua benevolenza, diciamo, perché ok, i limiti tecnici ci sono, però in controparte ha grandi qualità fisiche che si vedono. Però sto ragazzo, il suo problema è il fatto, è tattico, perché non sa stare in campo. Dopo 8 mesi di Milan, un allenatore non è ancora riuscito a spiegargli come stare in campo. Buongiorno Rinaldo,
hai riaperto il tema Pioli, su assist di Scaroni certo, però hai riaperto il tema Pioli. Allora, secondo me resta, a questi punti resta, perché visto quello che sta facendo la Juve, un Milan che arriva secondo in campionato e ai quarti di Europa League, anche se dovesse andare fuori con la Roma, per me resta. Ho sentito il tuo video sulla riconferma di Pioli, io sono convinto che rimanga Pioli da più di due mesi senza problemi, anche nel momento peggiore non ho mai pensato che lo potessero mandare via. C'è la narrazione dei giornali sul Milan che vogliono farci passare i Pioli, cioè quante cose, ma quale narrazione, Rinaldo? Quale narrazione? Qua esiste un'unica narrazione, Rinaldo, quella che ci vuol far andare contro la società. Quale narrazione? Poi ovviamente i moralisti dei nostri amici di Fabio e di Paola, che dal Milan si pretendeva di più perché così ci avevano promesso, ci avevano fatto credere. Lui non guarda Fabio ad altre cose, tutti cicicì, cococò, pupupù, tatatà. Ma cosa dite? Cosa dite? Cosa dite? Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento in diretta. Buongiorno, buongiorno cari amici. Allora, abbiamo sentito un po' la voce dei tifosi, abbiamo sentito i vostri vocali che avete mandato al numero WhatsApp 366-111-2964, numero sempre aperto per i vostri messaggi, per i vostri sfoghi, per... così, per far sentire la vostra voce qui in questo canale che, fin tanto che ce lo concedono, rimane uno spazio libero. Allora, buongiorno a tutti gli amici, buongiorno a Gina, buongiorno Emilio, buongiorno Alessandro, buongiorno alla Giuliana, buongiorno Emilio, buongiorno a tutti. Allora, come sapete, oggi non sono solo, perché con me in questo appuntamento del giovedì, che spero diventerà ricorrenza, naturalmente in base anche agli impegni di tutti, ospito con piacere, con grande piacere, mio amico Fabio Siracusa. Buongiorno Fabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Come stai Fabio, tutto bene? Bene, tutto bene. Mettete like, dividiamo dopo. Esatto, esatto. Oggi su Telegram ho anche pubblicato la foto della casa che devo comprare. E se voi non mettete like, ragazzi, qua non si arriva alla villa sulle colline, eh? Cioè, adesso va bene tutto. Va bene, va bene, va bene. Allora, caro Fabio, io ieri ho... anzi, no, stamattina, il video sulla disaffezione di stamattina. Questa mattina ho pubblicato un video dove parlo un po' di una sensazione che poi è data anche dai numeri rispetto al mio colloquio con una persona che gestisce diversi social che parlano di Milan. Ho visto, sì, sì. Ecco. Allora volevo chiedere a te un parere, se anche secondo te c'è un po' questa cosa, questo distacco un pedino tra il pubblico, una parte della tifoseria, perlomeno il Milan, dopo questa stagione. Che cosa ne pensi? Ma guarda, io innanzitutto dico una cosa, che bisogna scindere le due cose. Una è dal punto di vista del web, no? Cioè, io sì. Per me non è cambiato niente. Non è cambiato niente, seguo te, seguo altre persone, seguo i dibattiti, mi informo sui siti, quindi per quella cosa non è cambiato. È cambiato un pochino quando guardo il Milan. Nel senso che quel trasporto che ho vissuto per anni, per tanti anni, in questo momento, in questo anno, oddio mio, non so neanche come definirlo, non ce l'ho. Diciamo che un pochettino a Firenze si è risvegliato, ho avuto un sussulto, nel senso che ho rivissuto la partita un po' come prima. Che sì. Tra l'altro volevo farti una domanda a te e ai nostri amici. Ma solo io ho avuto la sensazione che lo stop di Loftus-Cheek prima del tiro sia durato un'ora e venti. Quando il difensore è scivolato mi sono alzato dal divano e facevo con la gamba, mi sono reso conto, simulavo il tiro, come per dire, sì. Tiro, mi è sembrato durare un'ora e venti, ecco, non so se è una sensazione. No, mia. No, guarda, quando Leao ha fatto il colpo di tacco e Milenkovic è scivolato, sì. A casa mia... Sì. È partita così all'infinito questa musica. No, sai come si dice che al lavoro il tempo si dilata e invece nel tempo libero si restringe? Quella roba lì.
Prego, scusa. Esatto. A me sembrava, non so se è capitato anche a te, è presente quando fai quegli incubi che c'hai qualcuno che ti rincorre e cerchi di scappare e non ti muovi da lì? Ecco, sì. Ho avuto questa sensazione qua io. È vero, è vero. Però ecco, a Firenze quella partita mi sono divertito, ecco, ho esultato come una volta, questo non significa che è tutto a posto. Però io non vedo l'ora che finisca quest'anno, come tanti di noi. Senti, ma secondo te, adesso io non voglio tornare, perché sai che ho bannato da me stesso la discussione sul Pioli in, Pioli out, Pioli resta, sì. Pioli se ne va. Però ti faccio leggere che cosa ha detto Massimo Mauro. Oh, signor. Ecco, Fabio, non dire cose. No, perché sennò poi si pensa che Massimo Mauro... E invece no. Hai capito, no? Ecco, allora, Massimo Mauro ha detto: io Pioli lo tengo, finite le discussioni, con lui si tornerà a vincere. E quindi diciamo, con Pioli le chiacchiere stanno a zero, secondo Massimo Mauro. Parla un vincente. Sì, il Ballack italiano, diciamo, possiamo definirlo così. Tu pensi che dipenda anche da questo, cioè da questa strana discussione che si è intavolata su Pioli, resta, non resta, io sto con lui, io sto contro di lui, cosa ne pensi? Ma guarda, è proprio quello che ti dicevo prima, nel senso che veramente non vedo l'ora che finisca e non vedo l'ora di sapere, cioè io vorrei che oggi qualcuno dicesse Pioli resta o no, ci abbiamo un altro allenatore. E da lì il pensiero cambia, è questa incertezza che ormai dura da gennaio dell'anno scorso, purtroppo, in quel famoso mese orribile. Sì. Quindi vorrei un po' più di certezze, anche se poi non lo so, sinceramente. Allora, stanno parlando tutti, l'unico che ha parlato a sfavore è stato Pupi Avati e ce lo siamo mangiati. Però sì, quello era, però ritrattato, poi ha ritrattato. Sì, come sempre, spesso accade, insomma, ecco. Quindi ti dico, io vorrei sapere oggi che cosa succede, ma è un'illusione, è pure illusione, è una mera illusione, anzi. Gianmario dice che il mio stato d'animo come tifoso è al minimo storico. Emilio dice: Rinaldo sei come Mosè, lui divise le acque e tu i tifosi pro e contro Pioli. No, Emilio, io ti ringrazio per tutto il carico di responsabilità che mi dai, ma io non c'entro niente, io... sono soltanto un come dice, cosa disse Ratzinger, sono un umile pastore nella vigna del Signore, sono solo quella roba lì, non so niente di che. Mazza, che paragone. Oh, roba importante. ma sai cosa Rinaldo, io non credo che dipenda, perlomeno per quanto mi riguarda, non credo che dipenda dal discorso delle vittorie o delle sconfitte, perché noi siamo passati attraverso Calciopoli, la Serie B. Io, come ti dicevo una volta, sono diventato milanista nel maggio del 73 di fronte a una sconfitta, ma è proprio il non avere la percezione, la sensazione di voglia di fare le cose come ci piace a noi. Poi sai, noi tifosi siamo strani, però è la famosa ambizione di cui abbiamo parlato tante volte. Noi tifosi siamo strani, non credo, perché che dipenda, perché vorremmo vincere, sì, cioè. Esatto. Sì, ma perlomeno provarci. Avere la consapevolezza, che poi sai, lo sport è strano, nel senso, non sempre quelli più forti vincono, però avere la sensazione, non la consapevolezza, la sensazione di avere intorno a noi qualcuno che ci tiene. Poi sai, quando entri in campo in qualunque sport, non si sa come va a finire. Certo. Ecco. Certo, no, su questo sono d'accordo. Poi però alla fine diciamo che, se non sempre vince più forte, la maggior parte delle volte vince più forte. Possiamo metterla un po' così. Sì. Elda dice: non si vede l'ora che finisca questa annata, però Milan-Lecce sold out da una settimana. Ecco, io sul discorso stadio, l'ho detto questa mattina, lo ribadisco anche qui, il discorso stadio è diverso. Intanto è bello comunque che ci sia gente allo stadio, cioè dal mio punto di vista è una cosa positiva. Sì. Però lo stadio è tante altre cose, cioè non è soltanto più la partita, il tifo, è anche l'evento, presenza, voglia di stare insieme, voglia di uscire. È un dato anomalo quello di San Siro, sempre pieno. Anche tu lo pensi così, cioè Fabio? Ma guarda, io ti rispondo dicendoti che se io vivessi a Milano
non ti dico tutte le domeniche, ma quasi tutte le domeniche sarei lì, perché come dici te non è solo la partita, poi sai, io la vivo una volta ogni tanto, lo vivo una volta ogni tanto San Siro, quindi per me è sempre un'emozione grandissima. Però ti dico, se io stessi a Milano io ci andrei, quindi sì. Non lo so, io non sono mai stato, guarda, quest'anno tante volte ho detto no, basta, oggi non la guardo perché non voglio vedere lo scempio della domenica prima, e poi alla fine facevo in modo, incastravo il mio fine settimana, le cene, i pranzi, e subordinato agli orari del Milan, quindi l'ho viste praticamente tutte. Certo. Marco dice: nel 2024 gli stadi li riempi con un click anche senza abbonati, ma infatti poi il numero degli abbonati è comunque un numero nella media, perché mi pare quest'anno quanti abbiamo fatto? 40.000 e qualcosa quest'anno, sì, sì. Sì, sì. Quindi poi il resto sono fra virgolette occasionali, nel senso che vanno magari a quella partita, ma non che non hanno, no? Anche perché poi al giorno d'oggi, Fabio, una partita la fanno il venerdì, una al sabato, una la domenica, ora non puoi neanche programmarti la vita prima, quando fai l'abbonamento. Già. Sì. Gina dice: sì, è bello andare a San Siro, ti diverti oltre a vedere la partita, ma la gente, i commenti, sì, insomma, c'è tanto intorno allo stadio. A proposito di stadio, non so se avete letto questa notizia: rosso da 100 milioni di euro per il Tottenham, nonostante gli incassi dello stadio, il presidente a caccia di investitori. Perché poi questa cosa dello stadio, e quando finalmente faremo lo stadio, e quando finalmente faremo lo stadio. No, cioè sta diventando un po' una leggenda, c'è un'interferenza. Secondo te con lo stadio cambia tutto? Non lo so, è difficile dire. Innanzitutto spero di vederlo, perché sai, sì, gli anni questo. Avanzano. È già sono questo. Tanti anni che sento questa cosa e io sto crescendo, sto diventando grande, insomma. Già. Quindi... questo sarebbe qualcosa, no, dici? Sì, ma sai cos'è? Io, allora, se fosse una cosa comune, probabilmente si muoverebbe tutto il sistema. Noi lo vediamo che, per esempio, con la Juve, con la squadra che abbiamo tifato per metà campionato, un po' tutti, le cose non è che siano andate poi in modo meraviglioso. Non lo so. Spero di sì. Ma quindi... Spero che lo facciano. Quindi tu sei un po' dalla parte di Cardinale, di la verità. Sei un po' dalla parte di Cardinale. Che dice che lui, se lui potesse, farebbe gli stadi a tutti. Che ci lega da sì. anni. Sì. Se lui potesse, farebbe gli stadi a tutti, dice. Quindi insomma. Sì. Sì. Che è detta sì. così. Ma lì sono abituati così, Rinaldo, tu sai che io seguo il football, lì sì. sono abituati così. Quindi faremo sempre fatica a entrare nell'ordine, nel suo ordine di idee. E purtroppo che lui fa fatica a entrare anche nel nostro ordine di idee, quindi quello è il problema più grande. C'è un'incompatibilità di fondo, no? Che rende tutto molto complicato. Sì. Senti, oggi un giornalista sì. di Sky, ovvero Luca Marchetti... Aspetta che go struccare il bottone sbagliato. Aspetta un momento, perché ero rimasto ancora al Tottenham, ma quelli sono business loro. Allora, eccolo qua. Marchetti dice: Ibra e Pioli hanno stima reciproca, se Ibra dovesse scegliere ad oggi non lo manderebbe via. Allora, tutti questi condizionali che ruotano attorno al Milan, cioè Cardinale dice: se potessi rimarrei a vita, se potessi rimarrei, farei gli stadi a tutta Italia. E di Ibra si dice: se potesse lo terrebbe. Ma insomma, di fronte a tutti questi condizionali, ma chi decide al Milan? Bella domanda. Io, se potessi, verrei a fare la diretta lì con te e la Nina, ma, ma ci sono un po' di chilometri di condizionali. Sì. Ma questo è quello che ti dicevo prima, Rinaldo, cioè il non avere le idee chiare da nessuna parte ci fa vivere il Milan in modo quasi passivo. Chissà cosa succede oggi, chissà chi parla oggi, chi parlerà domani, chi deciderà il mercato, chi deciderà l'allenatore, non si sa niente. Che una volta il non saper niente era una cosa positiva, no? Cioè l'attesa, adesso è tutta un'attesa. Poi noi sistematicamente ogni 5, 6, 7, 8 mesi a noi ci succede qualcosa,
no? Adesso sì. Lascia stare la finanza, Maldini, Tonali. E quindi aspettiamo, aspettiamo seduti, non in riva al fiume come i cinesi, ma insomma aspettiamo. Esatto. Colpo di scena, dice Mario, il vero proprietario del Milan è Mr. B. Te lo ricordi Mr. B, il primo, la prima mamma comparsa mia. di questa... Perché mi vuoi far sta male prima del pranzo così? Io sto cercando una credenza per la mia casa nuova. No, intanto sto cercando una casa. Una volta che l'ho trovata ci metto pure la credenza, perché ne voglio uno. Ma ci vogliono i like, Rinaldo, ci vogliono i like, se no... Ciao. Ok, allora... A me queste uscite, dice Marco, danno sempre più l'idea che lo cacciano. Quindi, vabbè, mi dissocio da quello che dice Marco, anche se poi in fondo sono d'accordo con lui. Chi decide? Elliot, dice Gina. Sì, credo che alla fine poi il coltello dalla parte del manico ce l'abbia sempre Elliot. Senti, hanno convocato, scusami sì. se ti parlo sopra, sì, sì, hanno sì, convocato prego. Alla FIGC, mi pare di aver letto, Gazzidis e Furlani. Sì, 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 sì. Buongiorno Matteo. Gazzidis che dovrà farsi un transoceanico, no? Perché lui in Canada adesso dovrà venire qui per rispondere. Ah, no. L'ho perso, non so più, non sapevo più dove fosse. Tanto speriamo che stia bene, perché questo è l'augurio, la prima cosa. Certo. Poi tutto il resto, figurate, tutta l'indagine, acqua fresca, avrebbe detto Totò. Ma alla fine, dice Alessandro, siamo sicuri che qualcuno decide veramente? E questa è la domanda delle domande, un po', non lo so, onestamente non lo so. Però volevo parlare di un altro tema con te, Fabio. Ieri sì. Facevo un'analisi, tu eri in diretta ieri, ho visto che c'eri a seguire la live. E facevo... Quindi non posso dire bugie. Quindi non puoi dire, esatto, no, ma non ho sentito. No. Esatto, esattamente. Sì. Tu c'eri e io ti ho visto, ti ho segnato sul registro. Ok, sono pronto. Ok, parlavo del Milan e dei dati offensivi del Milan, no? Perché giustamente si è fatto un gran parlare del contributo dei nuovi, di tanti giocatori, che diversi giocatori che sono andati in doppia cifra, altri che potrebbero arrivare. Io però, che sono un rompiscatole e che cerco di portare sempre l'occhio critico dal dibattito, mi sono permesso di dire che è giusto valorizzare queste informazioni, questi dati, ma è altrettanto giusto poi guardare il contraltare, cioè la nostra fase difensiva, essendo il calcio uno sport di squadra e non di dati individuali. I dati individuali devono sommarsi e fare quelli della squadra. Ecco, secondo te è una visione come sempre negativa e pessimistica di questo canale, o anche tu credi che il calcio sia uno sport di squadra? Ma guarda, io posso dirti questo, Rinaldo, che l'unico periodo in cui siamo stati squadra, veramente squadra, sono state le ultime 7-8 giornate dello scudetto. Perché anche quando noi giocavamo benissimo, secondo me, l'anno quello degli stadi chiusi, sì, eravamo comunque una squadra squilibrata. Ci abbiamo avuto quel periodo lì in cui non prendevamo gol, parlo di quelle ultime 7-8 giornate, e quindi è un po' una conferma di questo. Però guarda, io c'ho un grandissimo rammarico, che poi è un mio film che mi sono fatto in testa. Purtroppo lui ha avuto un anno sfortunatissimo, e parlo di Kalulu. Ma Kalulu, io sono sempre stato convinto che se fosse stato indottrinato, fra virgolette, davanti alla difesa, Kalulu sarebbe un simil Desailly, lo dico da quando l'ho visto giocare le prime volte. Purtroppo è stato sfortunatissimo. In più il nostro allenatore non credo che l'avrebbe mai provato in quella posizione, però secondo me avremmo avuto una soluzione in casa, ecco. Poi sì, magari fa parte dei miei film mentali. Però il disequilibrio, a parte che equilibrio è un termine che a me non mi è mai piaciuto nella mia vita, per me equilibrio equivale a noia, però nel calcio serve, quindi sì. Tra l'altro è una cosa, è una sorta di retaggio zemaniano, no? Quello lì, cioè quel modo di giocare che a noi ci piaceva un po' a tutti, il Foggia di Zeman, il Pescara di Zeman, però forse ci piaceva perché non ci riguardava personalmente, sì, era bello da vedere, ma facevano 3 gol, ne prendevano 5. Sì. Ecco, tra l'altro Giovanni Allegrini, infatti stavo per citarlo, e mi fa piacere vederlo, Giovanni Allegrini scrive anche lui, grande Fabio, Kalulu mediano, perché anche Giovanni Allegrini da mesi
forse addirittura da un anno, ipotizza lo spostamento di Caluru. Io l'ho ipotizzato anche come avremmo potuto costruire un terzino destro moderno, l'ho visto anche così. Però Caluru è finito, è vero, nel tunnel degli infortuni, ma anche nel tunnel dell'incertezza pioliana. Eh sì. A me ricorda, e chiedo scusa a Marcel, però me lo ricorda molto. Sì. Primo dai piedi, i piedi bruttissimi tutti e due, ma proprio secondo me con un allenatore capace di trasformarlo un pochettino, che poi voglio dire è giovane, ancora è giovanissimo, altro quindi che... margini, però dire a Pioli sta cosa magari te lo fa giocare a punta, quindi faccio finta di non aver detto niente. Infatti nel calcio moderno di Pioli no, vabbè. Aspetta, perché il mio calcio, ricordi il mio calcio? Altro che. Non ho. Cos'è diventato il calcio? Una giungla, cazzo. Una giungla tattica, aggiungerei io, no? Una giungla tattica un pochino. Caluru lo metterei terzino destro fisso alla Turam, dice Marco Righi, mentre Matteo dice: un giorno non è un buon giorno senza il Pioli out. L'applauso a Matteo, no? Il Pioli out, naturalmente, perché lui viene ogni giorno e posa, diciamo, il suo obolo morale col suo Pioli out. Ecco. Senti, nei vocali che abbiamo sentito prima della live, Michael da Belluno, che saluto, parlava di Musa. Ora, io non voglio parlarne perché ho già detto tutto a luglio, quindi non... E siccome sono anche uno piuttosto pieno di me, posso dire che avevo indovinato tutto. Aspetta, devo mettere la voce da Cazzaro, aspetta. Avevo indovinato tutto, ecco, perché... così fa un po' più pagliaccio, no? Fa un po' più pagliaccio, insomma, perché è giusto. Poi dopo, eventualmente, ma tu lo vedi... E anche sporco nerazzurro ci starebbe benissimo. Sporco nerazzurro. Esatto. La serpe in seno rossonera. Tu come lo vedi? Cioè, secondo te è un giocatore sul quale si può lavorare e quindi io parto da un preconcetto bastardo, oppure secondo te non l'è da Milan, anche in prospettiva? Ma guarda, faccio il democristiano, oddio scusa, non vorrei vedete una parolaccia, però sporco nerazzurro. Tutte e due, nel senso che io non lo so, probabilmente no, però ancora non l'abbiamo capito, cioè lui avrebbe bisogno di trovare una sistemazione, un po' come te con la casa. Da che parte stai? Dopodiché, sì. Dopodiché si lavora in quel senso, ma io faccio fatica a giudicarlo, perché li ha fatti tutti, meno la punta li ha fatti tutti. E non lo so, così com'è ti dico no, non è un giocatore da Milan, però bisognerebbe vederlo in un altro contesto e sotto un'altra gestione, ma mi sa che quest'altra gestione ho detto prendiamo Klopp tra un anno. Sì sicuro Klopp arriva così, sei convinto? Sì, arriva sull'ambulanza Klopp, eccolo qua. Credo arrivi così Klopp, pressa poco, no? Vabbè. L'ha detto, no, era una sparata di Radio Rossonera, degli amici di Radio Rossonera che saluto, che hanno fatto il pesce d'aprile. No, sì. Sì, lo so, l'ho vista. Ma se si capiva subito. Infatti. Che era una sparata. Capito tu, Rinaldo? Però io questa cosa la dicevo anche un po' di tempo fa, che sì, la speranza eventualmente rimanesse Pioli, che magari tra un anno arriva lui, ma chi lo paga? A meno che viene a fare il buon samaritano. Guarda, bisogna mettere sta musica quando dici queste cose, non c'è verso. Lo so. Attenzione, perché intanto potrebbe essere un'idea cercare una bifamiliare con Yunus Musa, sai che bello, potrei cercare di capire, no? A detta degli estimatori di Musa sarebbe un'ottima plusvalenza, dice Marco Rossi. Ragionate già come loro, però siete dei fetentoni, eh? Sei alla ricerca di una casa. Ma tu casa... come pensi, scusa, ti faccio una domanda io così a bruciapelo, tanto no, approfitto. Dimmi. Cioè, secondo te tutta sta tarantella come va a finire? Quale tarantella? Quella di Musa o quella di... Quella di Pioli. No, quella di Pioli. Oh, la tarantella, cioè, di Pioli. La tua sensazione. Ma la sensazione è che, diciamo, adesso io credo che
70-30, 70 rimane, 30 se ne va. Quindi secondo me rimane, ma rimane anche per una mancanza di alternative, credo, e per una mancanza anche di volontà di ribaltare tutto quanto. Poi, sai qual è il fatto, Fabio? Che augurandomi che le loro valutazioni non si basino sul Vox Populi e quindi si basino su un ragionamento fatto lungo il percorso, il lavoro, i rapporti, eccetera, eccetera, bisognerà capire che cosa dovesse accadere, cosa accadrebbe nel caso malaugurato di uscita dall'Europa League e magari anche una sonora mazzata nel derby, perché poi sai, adesso ci sono tanti che sono contenti di Pioli, dovesse andare a schifio tutto, come direbbe il nostro amico Emanuele che saluto, spariscono tutti, spariscono tutti, dopo è difficile difendere una posizione del genere, quindi... Ma sai cos'è? Sai cos'è, Rinaldo, anche che io ho sentito, non so se da una sola parte o da più parti, anche il fatto che si dica che lui ha avuto una squadra, diciamo, nuova, no? 4-5 innesti fissi, e quindi questo è stato una sorta di anno, un tirocinio, quindi perché non dare la possibilità a sto Cristiano di fare un anno con la squadra rodata, con i giocatori che hanno preso nuovi, però poi non si devono infortunare. Quindi c'è anche chi dice questo, diamo un'altra possibilità perché comunque è il primo anno, e il primo anno ci sta che non tutti eccetera. Certo, però c'è da dire una cosa, è vero che abbiamo rinnovato abbiamo messo tre titolari fondamentalmente, giusto 3 su 11, sì. E poi una serie di seconde linee che comunque il loro contributo l'hanno dato. Non è stata la rivoluzione di Mirabelli con 8-9 elementi, quindi diciamo questi giocatori, i giocatori a cui mi riferisco sono Pulisic, Loftus-Cheek e Reinders, sono anche giocatori già fatti e finiti, non sono delle scommesse, non sono Musa che è un ragazzino, sì. Sono anche giocatori fatti e finiti, quindi io credo che personalmente credo che alla fine un campionato, una stagione rispecchino il valore di una squadra, e quindi alla fine se arriveremo secondi vuol dire che dovevamo stare al secondo posto, se vinceremo l'Europa League vuol dire che saremo una squadra forte, capace di vincere l'Europa League, io la penso così. Comunque Fabio, sì, quello che dicevi nel video di ieri mi sembra, vediamo insomma, vediamo. Io però sta storia dell'anno zero, questo per farti capire che ho visto anche l'altro video, insomma, sì. mettete like per favore, mettete like, che c'è bisogno di un tetto sulla testa, cari amici, no? Insomma, questo per dire che l'anno zero anche no, cioè l'anno zero basta, l'anno zero, è quando è arrivato Elliot, non porta pena, certo non porta pena. Riportavo, certo, ma queste persone direi l'anno zero, ciao Enrico Silvestrin, buon pomeriggio, saluto Enrico e mi raccomando seguitelo su YouTube, andate a ascoltare l'ultimo video che ha pubblicato perché è uno spunto interessantissimo, e poi seguitelo anche su Twitch con tutta la sua nuova programmazione veramente molto molto bella, e divulgatori musicali come Enrico non ce ne sono, e ve lo dico proprio col cuore perché è vero, ho perso fatto sia sul canale Viola che qui, assolutamente ho perso il filo, ma non importa perché siamo in chiusura. Allora, l'ultima cosa, sì, cosa mangiamo? No, grazie a te Enrico, fai un grandissimo lavoro e dovete andare assolutamente a iscrivervi su YouTube, a seguirlo su Twitch, iscrivervi, abbonarvi, e in più permettetemi un attimo, scusate, perché devo dire un'altra cosa. Enrico ha aperto un secondo canale su Twitch con la radio, la mattina trovate la programmazione musicale che è una figata pazzesca, io vi dico, no, sì, ma è una roba, cioè cuffie e puoi fare il lavoro che vuoi, una roba fantastica, quindi non mancate. Vedi, io cerco le stazioni in giro per il mondo. No, tu vai su Twitch, sul secondo canale c'è la musica bellissima e musica scelta da Enrico, quindi vi potete fidare. Oh, chiudiamo così. Naturalmente naturalmente è una roba simpatica per fare. Io non ce l'ho con Lele, io. Ci mancherebbe, anzi Lele Adani è un personaggio, però diciamo che, caro amico mio Fabio, questa notizia fa capire perché in Italia c'è il pezzotto.
Milan-Roma sarà trasmessa anche dalla Rai. Al commento, Lele Adani. Oddio. Hai capito perché c'è il pezzotto? Compriamo subito un argentino. Compriamo subito un argentino svincolato. Sì, sì, sì. Ma sì, veramente? Sì, veramente, sì. Tra l'altro Enrico ci ricorda che è la radio preferita da Pioli, Furlani, Scaroni e quindi non potete mancare la radio di Enrico Silvestrin su Twitch, mi raccomando. Io mi cancello subito allora. Tolgo il like. Il miglior modo per perdere tutti quelli che ti ho mandato, adesso Enrico, in un messaggio, perso tutti quelli che ti ho mandato. Alessandro chiede, Rinaldo, secondo te Cardinale è un affabulatore? Questa è una domanda alla quale risponderemo in un futuro... Quando non ci sarà più Cardinale, Fabio, cosa dici? Quando non ci sarà più Cardinale risponderemo a questa domanda. Eh sì, ma forse neanche in quel momento. Forse so. Forse neanche. Scusa, basta. L'amico che l'ha scritto, ma non lo so. Cardinale? Cardinale? Eccolo qua. Bene, cari amici, siamo giunti alla fine di questa bella diretta. Io, Fabio, ti ringrazio per la partecipazione, è stato un piacere. Grazie a te, caro, grazie a te. E penso saluto tutti gli amici in chat. Certo. Ah, e mi raccomando, ricordagli di mettere un like, mettete il like. Esatto. Che non costa nulla. No, ma infatti. Ma fa guadagnare a Rinaldo un sacco di soldi. E poi ma sì, anche non cazzo, non... anzi, scusa. Sì, infatti, voi no. Non serve neanche che guardiate la trasmissione, cioè basta solo che mettete like, voi passate, mettete like e andate via, no? I contenuti non hanno importanza, l'importante è solo il like, giusto Fabio? Esatto. Ci vediamo la prossima settimana, Fabio. No, un corno. D'abbraccio, fermi d'abbraccio. Tutti. No. Fermi tutti. Attenzione. Che è arrivata Dani? No. Attenzione, perché da lunedì Fabio sarà protagonista della compagnia della live. Scusa, posso fare una precisazione? Prego. No, siccome c'è questo collegamento al telefono, non è che non voglio farmi vedere, ma avete già visto, sì. Ma siccome non ho una connessione, c'ho ancora il doppino, c'è il 56K. E quindi, ecco, esatto, il motivo è quello, però ebbene sì, lunedì ci sarò. Molto bene, e allora... A lunedì con Fabio, con gli amici della compagnia della Like, perché si chiamerà così d'ora in poi la compagnia della Like, mi raccomando. E adesso fra 10 minuti tutti da Enrico su Twitch, mi raccomando, vi aspetto là. Fabio, grazie a tutti, ci vediamo domani con Friday Me Live. Un abbraccio, ciao Fabio, e con Vincenzo. A domani, ciao, grazie, ciao.